Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo aggiornamento flash per i mercati finanziari, in particolar modo del mercato delle criptovalute. Oggi faremo un po' di analisi on-chain per capire un po' i fondamentali che potrebbero determinare un possibile movimento del prezzo. Partiamo subito dalle indicazioni psicologiche, diciamo, del mercato del trading, dove dicono che attualmente ci troviamo in una condizione di sell, quindi il mercato dal punto di vista tecnico dice che si dovrebbe scendere come punto di vista dei prezzi, quindi il discorso è che questo dà un certo tipo di indicazione che prende naturalmente tutto quanto, compreso anche i piccoli retail che hanno naturalmente un certo tipo di approccio al mercato del trading. Andiamo subito ad analizzare il grafico del prezzo di Bitcoin. In questo momento mostra tre candele in successione, tutte positive, e quindi è andato verso un andamento intorno ai 44.000. Ricordiamo che deve superare i 45.200 come punto chiave di resistenza per indicare al sistema di ritornare di nuovo a un trend bullish in pieno regime bullish, quindi senza incertezza, senza condizionalità, ma in questo momento dobbiamo allontanarci dalla parte bassa di questo range viola che vi avevo indicato che è una zona di congestione. In questo momento possiamo notare che l'RSI è un po' scarico, a metà strada tra il 70 e il 30, quindi né ipervenduto né ipercomprato. Per quanto invece concerne la forza del segnale, ossia l'average directional index, ossia indice medio di direzionalità, di forza della direzione, anch'esso batte la fiacca. Allora cosa possiamo fare per poter cercare di capire qual è realmente il trend di mercato? Concludiamo naturalmente l'analisi mostrando Ethereum contro dollaro Tether, anch'esso i segnali non ci dicono nulla, il prezzo terza candela similare a quella di Bitcoin al di sopra dei 3.000, seppur di poco, ma non ha ancora rotto la barriera delle medie mobili e comunque i 3.200 che risultano essere fondamentali per una ripartenza del trend che sarebbe in procinto proprio di questa linea verde che vi avevo indicato, che io ho posto a 3.230 dollari. Bene, andiamo subito sulla parte on-chain, ossia andiamo ad analizzare su cryptoquant.com. Vedete, il sito mostra i flussi all'interno di tutti gli exchange, dove in viola o in blu, per come lo vedete voi nel vostro screen, avete la possibilità di visualizzare il numero dei bitcoin detenuti all'interno della piattaforma, di tutte le piattaforme di exchange, e la quantità di exchange mostra proprio che bitcoin, la quantità, va a diminuire. E invece il prezzo ancora lui di per lì si sta muovendo in modo laterale, ma di solito quando accadono questi fenomeni di discesa così repentino, ossia di mancanza di liquidità di Bitcoin all'interno degli exchange, questo è un fenomeno che di solito pone poi l'attenzione a una crescita del valore del prezzo in modo esagerato, anche perché una riduzione della quantità di Bitcoin non è altro che il concetto stesso della scarsità del bene presente e disponibile nelle piazze dove si va a scambiare Bitcoin, quindi il prezzo potrebbe realmente salire. Andiamo naturalmente a visualizzare lo stesso discorso per quanto riguarda gli exchange, flusso exchange per quanto riguarda Ether. Ether in questo momento inflow, outflow e net flow, vedete come in questo momento l'andamento è sicuramente negativo. Per quanto riguarda la riserva, vedete che il prezzo si muove lateralmente con il grafico in nero, mentre la quantità di Ether si va a ridurre drasticamente ed è un processo ormai continuo che sta andando sempre in un'unica direzione. Questo è un altro aggravio per quanto riguarda i sellers che si ritrovano sicuramente ad avere difficoltà nel poter contrastare l'azione di un eventuale prezzo che possa rimanere basso e quindi reagire contro i buyer, che in questo momento una riduzione di Ether presente in tutti gli exchange non significa altro che il prezzo si potrebbe apprezzare vista anche la scarsità. Visto questo concetto, naturalmente possiamo andare a visualizzare altro su messari.io, un applicativo da schermata browser che vi permette tramite messari.io, registrandovi o meno, vi sono determinate caratteristiche gratuite di
visualizzazione dello screener, ossia di visualizzare Bitcoin e come varia il prezzo rispetto al dollaro, oppure Ether rispetto al dollaro, o rispetto anche a Bitcoin. Se avete intenzione di accumulare Bitcoin con applicazioni come Ether, vedete anche le variazioni percentuali di determinate criptovalute come Solana o Luna o altre che mostrano veramente crescite molto importanti. Cardano 1100 nell'anno, 7500 Solana, 3.400 Dogecoin, 5.000 Luna, ok, quindi vedete comunque ci sono Avalanche 1600, ci sono determinate caratteristiche ematiche 6.000, quindi nel tempo mostrano determinate forze. Potete modificarlo, ribadisco, con Customize, qui potete scegliere quello che volete, deselezionare quello che non volete e poi una volta terminato andate su cliccare su Close. Bene, naturalmente ci sono altre importanti caratteristiche. Vedete che in chart avete la possibilità di visualizzare il prezzo, per esempio di Bitcoin di 43.000, scusate, 825 in questo momento. I volumi sono abbastanza bassi, potete cliccare su volume, il real volume, per capire un attimo qual è l'andamento. Vedete che l'ultima barra blu di indicazione del volume è proprio molto bassa. La market cap, vedete, avete la possibilità di visualizzare per i pro determinate caratteristiche se entrate con il vostro account pro, oppure il market cap realizzato. Vedete che il market cap realizzato di Bitcoin siamo a un certo valore, vedete market cap è questa indicazione nella fascia naturalmente blu che vi indica i valori della market cap realizzata in miliardi di dollari, perché vi è una B che indica i billions. Quindi 398 billions dollari. Poi c'è naturalmente la dominance, vedete come la dominance sta leggermente risalendo dal 16 di settembre ad oggi. E poi avete anche altre varie informazioni sul mining, sugli indirizzi, sugli exchange, e potete utilizzare determinati strumenti che purtroppo, mentre su TradingView possiamo notare molte informazioni anche gratuite, o su CryptoQuant, qua dovete iscrivervi con un account proprio per visualizzare, per esempio, il flusso netto per ogni exchange, capire un po' qual è l'andamento del prezzo di Bitcoin in base alla scarsità dei volumi presenti all'interno. Tutte queste informazioni comunque pongono l'attenzione sul fatto che il settore è abbastanza stabile, le informazioni ci sono, ma non ci sono problemi di vario tipo, quali potrebbero essere quelle di notizie che nel breve possono causare la discesa del prezzo o di fondamentali. Dal punto di vista fondamentale, qui siamo su indicazioni positive e mi premeva dirvelo per cercarvi di tenervi informati sull'andamento dei prezzi. Siamo in chiusura di settimana, è ovvio che quindi i volumi scenderanno ulteriormente. A causa di questo, ci potremmo aspettare anche il comparto cripto in toto abbastanza fermo. Vediamo come reagiscono e attendiamo praticamente la fine del mese di settembre come una chiusura di un periodo che storicamente è sempre ribassista. Come potete però osservare dal discorso della dominance, dal periodo della dominance tra maggio fino ad oggi si è mossa lateralmente tra un valore del 48% a un valore minimo del 40%, quindi poco più del 41%, quindi siamo in un intorno praticamente di lateralizzazione, di sideway per quanto riguarda il movimento della dominance di Bitcoin rispetto a tutte le altre cripto. Bene, con questo è tutto per quanto riguarda il mercato delle criptovalute. Ci aggiorniamo per aggiornamenti flash nei prossimi giorni e spero che vi sia piaciuto. Grazie per il vostro like. Ciao.